Buonasera a tutte e a tutti, preside, colleghi e amici. Spero che la mia voce vi giunga chiara perché io ho avuto difficoltà a sentire alcune, tranne il più bravo di tutti, sì, no, sei stato bravo per dirlo. Non sempre ho sentito bene quello che si diceva, diciamo. Quindi, ma perché eravamo dietro, infatti poi mi sono messo davanti per poter seguire meglio. Purtroppo siamo condannati a questa realtà delle mascherine, ma ne facciamo, vabbè, ce ne facciamo una ragione naturalmente perché è importante. E allora, parliamo qua stasera di Salanitro. È un'occasione speciale, l'occasione appunto di una intitolazione di questa scuola. È un dibattito questo che si fa da molto tempo, si è arrivati a questo punto, la preside, si dice dirigente scolastico ufficialmente, ma la preside è più facile, no? La preside si è impegnata molto, ha avuto questo merito, sostenuta dal suo corpo insegnante, da altri amici, eccetera. È stata una cosa importante. Una intitolazione c'era stata tempo fa, la sala consiliare del Consiglio Provinciale di Catania, no? Era avvenuto nel 2005-2004, eccetera, ma il Consiglio Provinciale non c'è più, è una di quelle istituzioni che sono state abolite. E quindi questo ha man fatto mancare questo segno. Poi ci sono state altre intitolazioni. Io mi pregio di essere il presidente dell'Istituto Siciliano per la Storia dell'Italia Contemporanea, che fa parte della rete nazionale degli istituti per la Resistenza, che fanno capo all'Istituto Parri di Milano. E nel 2004-5, ora non ricordo bene, insieme a Nunzio Di Francesco, che fu in quel momento il presidente onorario di questo istituto, abbiamo pensato di intitolare appunto a Carmelo Salanitro quell'istituto. Quindi c'è una memoria, e però è una memoria, no, l'istituto siciliano, conosco poche persone, e sembra una memoria molto labile, giustamente, no? Il fatto che esista, che ci sia una cointitolazione di un illustre liceo che è centrale, un'istituzione centralissima nella società della Sicilia orientale, ma poi è capofila degli istituti di liceo, insomma, la sua fama e visibilità è tutt'altra cosa, è una cosa molto importante e quindi dobbiamo essere contenti di questa cosa. Oh, bene, quindi parliamo di Salanitro e in questo caso diventa poi difficile parlarne perché ci troviamo davanti a che cosa? A una retorica, a un'apologia del personaggio a cui intitoliamo la scuola, tributiamo questi onori, oppure il tentativo di cercare nella sua vita, no? Il motivo di questa vicenda, ma di cercarlo realmente e di cercarlo attraverso gli alti e i bassi, i dubbi, le riflessioni, no? Che un uomo può avere quando attraversa un periodo che non era facile da attraversare, che era il fascismo. La linearità della vita di Salanitro non mi ha mai convinto. A me è convinto e io ci ho lavorato su questa cosa, ho usato da storico la documentazione che gli storici usano, insomma, ho fatto la ricerca e la prima ricerca l'aveva fatta in realtà il professor Pietro Scalisi, che è stato citato qui in occasione di quel convegno del 94, quando aveva raccolto le carte del provveditorato che riguardano Salanitro. Alcuni anni dopo, quando la professoressa Maria Scavuzzo Salanitro,
che è la nuora di Saranito, cioè la moglie del figlio Nicola, che è stata anche lei partecipe di questa vicenda, sta a Roma, è molto anziana, quindi sarebbe stata qui con noi, e qui con noi c'è anche Domenico Stimolo, che poi dirà qualcosa proprio in sua rappresentanza. La professoressa Maria Scaluzzo Saranito mi fornì a un certo punto nel 94, nel 2004 il diario, quelle pagine di diario che erano state parzialmente pubblicate dal professor Giovanni Saranito qualche anno prima, ma che poi ancora non erano totalmente pubblicate. E fu un'occasione importante questa, perché grazie al professor Scalisi, alla professoressa Scaluzzo Saranito, si poté mettere assieme tutta quella documentazione che era conosciuta. Loro me la fornirono e io curai le pagine del diario, che poi sono state pubblicate nel 2005, e che la professoressa Saranito ebbe cura di voler distribuire nelle scuole gratuitamente, appunto per dare segno di questa vicenda. Quello fu una prima ricostruzione organica del pensiero e della vita di Saranito. Dopodiché ci sono ritornato su questo argomento con una ricerca suppletiva presso l'Archivio Centrale dello Stato e il carcere di Civitavecchia, dove c'erano anche le carte del carcere, dove c'erano le tracce di questa vicenda, e attraverso tutte le istituzioni, il Ministero degli Interni, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, il Casellario Politico Centrale, che è quello strumento dove venivano segnate tutte le cose. E lì questa vicenda si è molto articolata e si è potuta capire. Benissimo, di che si tratta? La vita di Saranito, io ho intitolato Tracce della nostra storia, questa relazione. Cioè, Tracce della nostra storia, perché vorrei che fosse la nostra riflessione di un dialogo con questo personaggio che mettiamo al centro, con questo personaggio che mettiamo al centro, diciamo, della vita culturale di questa città, con questa intitolazione. E la prima cosa che viene in mente, che viene da leggere, è l'origine di Saranito. Lui nasce ad Adrano, da una famiglia umile, il padre è un artigiano, è una famiglia anche molto numerosa, ed ha una particolarità questa famiglia, che che intende superare la propria condizione e migliorarla attraverso lo studio, e lo fa in una congiuntura particolare, dove la madre ha un ruolo importantissimo. Pare che il padre fosse socialisteggiante, eccetera, eccetera, la madre invece era cattolica. Vince la madre, no? Quella che riesce a dare più segno, perché non per caso, perché in quel momento il cattolicesimo politico, il cattolicesimo sociale sta diventando, sta prendendo forma e dà voce e trasforma in discorso politico la devozione, cioè è un'uscita dalle case che le donne, che ancora non votano, stiamo attenti, che le donne riescono a fare. La vicenda di Saranito è molto legata a questo passaggio, anche perché ad Adrano c'è un ambiente positivo, un ambiente interessante da questo punto di vista, che è dato dalla presenza di alcuni preti sociali, come Sturzo a Caltagirone, che è dello stesso periodo. Anche ad Adrano, negli anni 10 del Novecento, nei primi anni, nel primo decennio del Novecento, c'è un prete importante, si chiama Bascetta, padre Bascetta, Vincenzo Bascetta, che diventa un organizzatore di cooperative, un organizzatore di circoli politici, no? E che
concorre per la conquista del comune, fra l'altro, no? Esattamente come Sturzo. Siamo in quello stesso ambito, queste erano persone che si conoscevano tra di loro, eccetera. E quindi Salanitro nasce, cresce in quell'ambito, cresce in quell'humus lì, e dopo la scuola, le classi, diciamo, scuola media, scuola elementare, eccetera, va alle scuole superiori. E dove va? Non va a Catania, va ad Aci Reale. Perché va ad Aci Reale? Perché Aci Reale è il luogo dell'istruzione cattolica, dei collegi, no? E lì Salanitro può studiare, probabilmente con qualche aiuto, perché può anche lavorare all'interno di questi collegi. Un po' più grandetto, il Collegio San Michele, farà anche l'insegnante, no? E si guadagnerà da vivere, e così potrà laurearsi, sempre stando ad Aci Reale, che poi era più vicino, meno a Catania, eccetera. Potrà laurearsi nel 1919, cioè un po' tardi, dico, rispetto no, a uno studente, però dico anche con un supplemento di fatica, no? E per lui questo elemento dello studio come elemento di mobilità sociale, stiamo mettendo il Novecento è il secolo della mobilità sociale, no? E molto più di adesso. Come elemento di mobilità sociale diventerà il dato caratterizzante della sua vita, tanto che non solo lo farà per sé, ma aiuterà i fratelli a studiare. La testimonianza della madre, che mi è arrivata attraverso la nuora e che ho riportato poi nel libro che ho scritto su Salanitro, che è questo, Misurarsi con il regime, i percorsi di vita nella Sicilia fascista. Che non è molto conosciuto per la verità, non so perché. Allora, Salanitro dice: è stato il vero padre dei miei figli, lei, no? Colui il quale ha consentito di studiare agli altri, compresa la sorella, una sorella che diventa medico. Stiamo attenti, dico, no? Cioè, diventare medico negli anni 30 non è una cosa da poco, no? Quindi uno sforzo enorme da questo punto di vista e una dedizione enorme a questo dato. Questo è l'elemento personale, privato. E quando si laurea, è già molto interno alle vicende del popolarismo, perché ad Aci Reale c'è questo Monsignor Arista, che è il vescovo che ha creato un circolo cattolico, eccetera, eccetera, di cui lui fa parte. Torna ad Adrano e immediatamente viene cooptato nel gruppo dirigente del popolarismo adranita, perché arriva questo giovane intellettuale che nasce da quella costola cattolica, eccetera, diventa così. Nel 20, l'anno dopo, viene eletto al consiglio provinciale insieme a Bascetta. Va a prendere il posto che era stato di Luigi Sturzo. Stiamo attenti, non è una cosa da poco questa, no? E poi da lì in poi comincia il tempo dell'insegnamento, finché nel 24 non farà il concorso, e quindi poi negli anni successivi entrerà di ruolo. Allora, qui c'è un aspetto importantissimo della vicenda di Salanitro. Nel 24 insegna ad Adrano, nella scuola, nel liceo che è diventato in quel momento liceo Verga, perché Verga è morto nel 22, quest'anno celebriamo il centenario, è morto nel 22, il liceo di Adrano viene intitolato a Verga. Però ad onta di questo illustrissimo riferimento culturale, è una scuola che versa in condizioni penose. Il preside Gatti, si chiamava, fa delle relazioni dove dice: abbiamo locali fatiscenti, risparmio perché c'è l'acqua e altri servizi, eccetera. Ma soprattutto abbiamo un personale insegnante scadente, che non è cosa sua.
Per fortuna è arrivato questo giovane Salanitro, che è bravo. Non solo è bravo, ma sa di legislazione scolastica ed è anche in grado di aiutarmi nelle mansioni di preside, di direzione dell'istituto. Quindi è un acquisto notevole. Se non che subito dopo cominciano tutta una serie di lamentazioni. Cominciano tutta una serie di lamentazioni perché con attacchi feroci nei confronti di questo giovane insegnante. Perché? Beh, un po' perché era stato un popolare, intanto il fascismo aveva conquistato il paese, c'erano stati scontri feroci, addirittura avevano sparato a Boschetta che si era salvato per miracolo, e il podestà, quello che aveva conquistato il comune, tale Chiavaro o Chiavaro, è uno che poi verrà denunciato addirittura da Mori, dal prefetto Mori, nell'ambito dell'operazione antimafia come mafioso, e quindi lo manderanno via. Quindi insomma, potete immaginare, non solo fascisti, ma anche mafiosi, insomma, c'era il ben di Dio in questa situazione qua, in questo scontro. Ma non è questo il motivo fondamentale, non è la politica il motivo fondamentale, perché credo che il Partito Popolare si sia sciolto proprio come la neve davanti al sole in quella situazione lì. Non parlo delle vicende illustrate dal professor Di Stefano nazionale, ma parlo di vicende locali, no? Questa è una cosa che avviene da tutte le parti, anche a Catania. In un certo tipo di storiografia si è raccontato, di memorialistica più che altro, si è raccontato come se ci fosse una continuità sempre dei partiti tutti gli anni 20 attraverso il fascismo. Non è così, i partiti si sono disciolti completamente, sono disciolti, e quindi ognuno poteva essere quello che voleva, ma o pensarla come voleva, ma non c'erano più punti di riferimento organizzativi. Quindi non era questo il problema di Salanitro. Il problema di Salanitro era che era severo. E perché era severo? Perché credeva nella scuola. E coincide questo fatto con la riforma Gentile. La riforma Gentile istituisce l'esame di Stato. L'esame di Stato è una cosa importantissima perché nazionalizza il sapere. E dice, qui c'è un parametro nazionale che dobbiamo tenere presente. Chi non è così non passa. Invece scuole come quella di Adrano, che erano sostanzialmente con un personale scadente in mano ai notabili locali, pretendevano che i figli dei notabili passassero. Questo qua era. E il preside Gatti lo scrive qui, mi rompono le scatole in continuazione, mi dicono tutte queste cose. E mi dicono che devono essere promossi. Questa faccenda poteva avvenire fino a che le cose restavano dentro la scuola, ma arrivate allo scoglio dell'esame di Stato con commissione esterna, eccetera, eccetera, no, era fritto. Allora Salanitro diventa uno di quelli che dicono no, la scuola è una cosa seria perché per lui era stata una cosa seria, nella sua vita era stata una cosa seria. Cioè era stata la promozione sociale, ma la promozione sociale reale, meritata, non truccata, no? E soprattutto era stato il passaggio da una condizione all'altra, mentre invece quel tipo di modello che i notabili locali volevano era che i loro figli passavano e gli altri fischiavano, insomma, tanto per essere sintetici in questa cosa. Per cui lo scontro è questo, lo scontro che da quel momento in poi, con tutta una serie di trasferimenti, di cose, eccetera, la persecuzione che si svolge nei confronti di Salanitro è una persecuzione che dà questa cosa. Su questa vicenda c'è l'apprezzamento sicuramente di Salanitro per la riforma Gentile, che sarà stata una riforma classista, che potete dire autoritaria, quello che volete, però aveva questo sistema di moralizzazione, diciamo, dei percorsi scolastici. E secondo alcune
testimonianze, ma anche secondo alcune relazioni dei prefetti, in quel periodo Salanitro avrebbe guardato con attenzione al fascismo, proprio per questo motivo qua. Una cosa che subito dopo sarebbe finita, intorno al 26-27 sarebbe finita, tanto che nel 28 scrive, come è stato ricordato, Omerica, che il saggio sulla pace, sull'idea di pace, cioè chiaramente è una forzatura, perché nello scudo di Achille c'era anche la guerra, non c'era solo la cosa, no? Non solo, ma Mussolini, a proposito delle scene di pace, diceva che l'aratro traccia il solco e la spada lo difende, cioè nella mito romano fino allora usato dal fascismo, guerra e pace, no? E aratro e spada, Romolo e Remo, no? Stanno assieme, no? Dialogano o si scontrano, no? Non sono contrapposti. Però Salanitro fa questa forzatura e dice la pace, vada a trovare la pace dove c'è la guerra, no? Ma gli serve anche il saggio di Omerica per dire un'altra cosa. Cioè lui fa una discussione sulla datazione di Omero, no? E dice Omero non può aver scritto questa cosa a distanza ravvicinata, l'ha scritto molto tempo dopo, perché dopo che c'è stato un medioevo greco, dice Salanitro, perché? Perché la guerra è talmente distruttiva che anche i vinti e i vincitori poi ne hanno un danno. Non c'è solo il danno dei vinti, ma anche i vincitori non riescono a riprendersi da una guerra che dura 10 anni e che è una specie di guerra mondiale dell'antichità. No, questo dice, e questa forma di rispecchiamento, perché lui sta pensando alla prima guerra mondiale. E guardate che c'è un brano, c'è un passaggio dove dice che vincitori e vinti sono distrutti, che riecheggia, ma lui non lo sapeva, però era una convinzione evidentemente diffusa, un verso di Bertolt Brecht, che nel frattempo scrive una poesia dove dice: fra i vinti la povera gente fece la fame, tra i vincitori la povera gente fece la fame ugualmente. C'è un passaggio molto simile che accomuna coloro i quali stanno riflettendo sul dramma della guerra, della prima guerra mondiale, non di una guerra a caso, della prima guerra mondiale, e sul fatto che il fascismo se ne fa gloria e dice dobbiamo continuare sulla via della violenza. Il pacifismo e le democrazie, stiamo attenti, le democrazie in Francia, in Inghilterra, il pacifismo in quell'epoca ha un ruolo importantissimo, no? Anche nella Repubblica di Weimar, eccetera, no? E si contrappongono gli autoritarismi contro e le democrazie proprio sul tema della guerra e della pace, che in Italia resta assolutamente minoritario, no? Infatti questo aspetto di Salanitro è uno degli aspetti che non viene riconosciuto normalmente nella sua, invece è importantissimo e centrale. Allora, lui ancora peregrinazioni, giri, va a finire a Caltagirone, un altro trasferimento punitivo, e questa volta anche un po' per cause politiche, si dice, perché chi lo accusa di essere severo lo accusa anche di essere poco fascista. È l'epoca in cui lui scrive il diario, sono il 31 e il 32, l'epoca in cui scrive il diario e l'epoca in cui appunto va lì. A Caltagirone che succede? Succede di nuovo la stessa cosa della questione degli esami. Il preside si lamenta che lui fa esami troppo severi, che la scuola ha perso il 30%, il liceo Segusio, ha perso il 30% degli iscritti perché con lui non si può stare. I salesiani, che facevano
avevano un collegio a Caltagirone e facevano da pensionanti, no? Questo collegio era un collegio dove i ragazzi dei dintorni, no? Dei paesi vicini, che figurate, non è che c'erano un liceo ogni paese, no? Andavano a stare per frequentare il liceo, si lamentano pure, ci abbiamo perso i clienti, perché questo ce li boccia tutti, e quindi l'abbiamo perso. E c'è tutto questo dibattito. Ma la cosa curiosa, a proposito delle tradizioni politiche che si sono dissolte, è che Salanitro a Caltagirone, cioè nella patria del popolarismo, non trova nessun popolare. Perché? Perché si sono iscritti tutti al Partito Fascista. Si sono iscritti tutti al Partito Fascista per poter salvare la cassa rurale San Giacomo. No? Lì c'è una documentazione molto significativa su questo piano, e io ho anche intervistato, dato che i miei sono anziani, ho cominciato a lavorare su queste cose molto tempo fa, ho anche intervistato alcuni personaggi importanti, fondatori, cofondatori, come per esempio il professor Marino del Partito Popolare, eccetera, e questi qua erano appunto iscritti. Il professor Marino era iscritto al Partito Fascista, andava alle riunioni vestito da ufficiale anziché da fascista, per distinguersi un pochettino, dico, però era lì la cosa. Allora, questo è il grande dramma di questo personaggio che attraversa il fascismo da solo. E anzi, io credo poi che abbia scritto il saggio su Virgilio, sul Giorgi, proprio a Caltagirone, lo pubblico a Caltagirone, proprio tentando di dialogare con i popolari di là. Perché? Perché il saggio su Virgilio è un saggio dove si dice: no, Virgilio non è il poeta dell'impero, come immaginate, è un poeta intimistico, eccetera, ma che parla anche di realtà sociali, l'agricoltura, eccetera, diverse. Parla del guaio del latifondo, del problema del latifondo, e lui insiste molto su queste tematiche proprio lì a Caltagirone, dove era la patria di uno Sturzo che aveva fondato la Cassa San Giacomo, aveva dato luogo a un movimento contadino, popolare e così via. Quindi c'è un tentativo di confronto, ma un tentativo di confronto che non risulta, non dà mai risultati. L'unico posto in cui lui si trova in qualche modo a dialogare con qualcuno è la scuola Marletta, un istituto privato qua di Catania, dove lui dà lezioni per integrare lo stipendio, eccetera. Intanto nel 29 è stato ricordato, c'è stato il concordato, lui non accetta questa vicenda, lui resta un cattolico, come poi si vede anche dalle lettere successive, ma un cattolico che non accoglie, non accetta questa cosa. E perché? Perché il concordato ha portato la religione nell'ambito della politica e ha privato le persone di quell'ambito di intimità, di raccoglimento della propria coscienza che invece poteva rappresentare la religione. La lettura storica, macrostorica di questa vicenda può essere un'altra, come ho accennato nell'abstract che vi ho mandato, può essere un'altra, cioè può essere che la Chiesa fa il concordato per mettersi d'accordo, ma in realtà per salvaguardare uno spazio, e questo è pure vero. Ma visto non da un politico, ma da una persona che vive questa realtà, che attraversa questa realtà e che si trova ogni giorno più isolato, davanti alla macchina stritolante del totalitarismo, quello è una grande tragedia. Sapete cosa faccio io cosa ho fatto, ora sono in pensione, per spiegare il totalitarismo agli studenti? Gli faccio vedere un film, gli facevo vedere un film, che è quello di Ettore Scola, Una giornata particolare. Non parla di un antifascista, parla di un omosessuale, il giorno della
della visita di Hitler a Roma, eccetera. Quello è un film che spiega molte cose. Poi abbiamo avuto occasione insieme a Ettore Scola di commentarlo assieme, è stata una cosa molto arricchente anche per gli studenti. Ma se volete avere un'idea, no, di cos'è lo stritolamento delle persone, è questo che dovete pensare. E allora io seguo questa traccia della vita personale di Salanitro, della vita privata di Salanitro, che diventa un fatto politico. Perché diventa un fatto politico? Perché il totalitarismo entra nelle vite private anche attraverso l'esproprio del sentimento religioso. Entra in tutti i modi. Se poi dovessimo vedere qual è il clima, per esempio a Catania, della vicenda religiosa, di cui leggere attraverso il bollettino ecclesiastico della diocesi di Catania cosa pensava il vescovo, vi renderete conto che la situazione era veramente drammatica, perché il vescovo era molto fascista e non faceva altro che lodare queste cose qua. Fu uno dei pochi vescovi italiani, forse l'unico, che quando arrivarono gli alleati rischiò di essere epurato, uno dei pochi vescovi. Comunque questo è il dato. E poi ci sono tante altre cose della vita. Lui va incontro a un matrimonio che fallisce. Incontro a un matrimonio che fallisce, probabilmente questo è un elemento personale, personalissimo, di crisi nella vita della persona. E insomma, questo Salanitro che fa l'insegnante, che si rivolge agli studenti con un grande sapere, come è stato detto, ma anche con una certa severità, linearità, eccetera, che è capace anche di dialogare con gli studenti. Anche il mio socio lo fu a Caltagirone e anche molte altre persone, allievo suo, e me lo ricordano come severo soprattutto e come impenetrabile da un punto di vista delle idee. E Cosentini pure dice che non si capiva, cioè che era un personaggio impenetrabile, lo scrive, però lo vede anche come una persona molto seria nella sua preparazione, nel periodo acese. Ebbene, arriva a Catania. Siamo nell'epoca in cui le guerre, teniamo conto di questo fatto, l'Italia fa guerra in continuazione. Cioè l'Italia ha fatto la guerra d'Etiopia, fa la guerra di Spagna, e quindi mobilitazione, soldati, clima guerresco, entra nella seconda guerra mondiale, no? È l'apoteosi. Entra nella seconda guerra mondiale e ci sono tutte le manifestazioni organizzate dal partito per dire siamo contenti di fare la guerra. I giovani, soprattutto gli studenti. Ho guardato qualche settimana fa le carte d'archivio del concorrente liceo ospedalieri, dove ci sono tutte le testimonianze di queste manifestazioni studentesche che vengono organizzate dalle gerarchie del partito, no? Per dire che è bella la guerra. Fra l'altro Cosentini stesso ricorda che durante la guerra d'Etiopia ci sono queste manifestazioni, lui, Cosentini, si rifiuta di fare la manifestazione, cerca di entrare a scuola, e l'unico gesto politico che fa Salanitro, che si capisce di Salanitro, è questo, che lo fa entrare e lo giustifica, mentre invece chi non ha fatto la manifestazione viene punito, no? E lui dice, ma finalmente c'è un professore che mi ha aiutato, e al momento forse neanche capisce perché. Allora, e quindi c'è tutto questo. C'è tutto questo e Salanitro comincia a dare, no, ad avere un problema di coscienza, di che cosa faccio io davanti alla guerra, e fa una cosa, se ci pensate, assurda. Scrive i bigliettini. Cioè voi dovete pensare alla società di massa, agli strumenti propagandistici che ha un regime totalitario, radio,
cinema, organizzazioni di massa a tutti i livelli, per tutte le età, per tutti i tipi di persone, dopo lavoro, eccetera, eccetera. Quindi una cosa tremenda. E questo che fa? Scrive bigliettini, scrive a macchina, scrive bigliettini e li mette in tasca. Mi ha molto colpito una cosa analoga accaduta molto lontano da qui, nello stesso tempo, a Berlino. Forse qualcuno di voi qualche anno fa, un paio di anni fa, ha visto questo film intitolato Lettere da Berlino, tratto da un romanzo di un scrittore tedesco che si chiama Fallada, il quale originariamente si intitola Ciascuno muore, ognuno muore solo. Che cosa succede? Succede che una coppia di operai berlinesi, nazisti, tutto normale, eccetera, ha il figlio che muore, l'unico figlio che muore durante la campagna di Francia, proprio nel 40. 40, come sarà dietro? 40. E allora questi sono colpiti, ovviamente, no? E cominciano a guardare il mondo con occhi diversi e cominciano a vedere la falsità della propaganda, no? Su questa cosa. E cominciano a fare la stessa cosa che fa Salanitro. Scrivono i bigliettini e li distribuiscono a Berlino, nei luoghi più frequentati. Ne scrivono circa 300, poi ne verranno trovati circa 300. Loro riescono a resistere diversi mesi, poi verranno catturati, fucilati naturalmente, eccetera. E Salanitro fa la stessa cosa. Lo scoprono subito, lo denuncia il preside, e così via. Finisce in prigione, tribunale speciale, non tribunale, tribunale speciale, altra cosa, fatto da burocrati del partito fascista, che lo condannano, viene condannato a 18 anni di carcere e finisce in carcere. In carcere notizie che abbiamo dal carcere sono notizia di un uomo che lui cerca di presentarsi con una certa serenità alla famiglia, no? Ma è un uomo che vive isolato anche rispetto ai suoi compagni. E abbiamo diverse occasioni di questo genere, testimonianze di questo genere, e soprattutto non viene liberato, guardate, questa è una cosa importantissima, non viene liberato dopo il 25 luglio del 43, quando cade il fascismo e viene Badoglio, che fa uscire tutti gli antifascisti. Ma perché non fa uscire lui? Lì c'è tanto di domanda, di cosa, non è che no, accade così. Non esce perché è pacifista e perché Badoglio ha detto nel suo discorso la guerra continua quando gli alleati, che erano i tedeschi. Questo elemento lo perde, lo lascia in galera, dopodiché poi cade, c'è l'8 settembre, finisce anche a Badoglio, eccetera. Il direttore del carcere lo consegna ai tedeschi e lì c'è questa peregrinazione all'interno di diversi campi di sterminio. Fino a Mauthausen dove arriva nel 43, eccetera, nel 44, e dove si incontra con diverse persone. Abbiamo tante testimonianze della permanenza di Salanitro lì. Io ho ricostruito anche alcune altre testimonianze con alcuni sopravvissuti che vennero catanesi, addirittura c'era uno. Racconto anche quello che facevano, eccetera, nel libro. Lo incontra anche Nunzio Di Francesco. Nunzio Di Francesco, che è stato citato prima, è stato dall'assessore, ha scritto una memoria molto importante che si intitola Il costo della libertà, che ho avuto occasione e anche il privilegio di curarlo, di curare questo libro. È pubblicato sempre da Bonanno, e Nunzio appunto racconta di questo incontro con Salanitro.
Salanitro muore, Nunzio si salva, Salanitro muore, viene ucciso il 24 di aprile del 45, quando in Italia sta per partire, no? L'insurrezione nazionale, e se ne perdono le tracce, e poi verranno ritrovate con fatica, eccetera, successivamente dalla famiglia che lo cerca. Se ne parlerà, si parlerà di lui nel primo consiglio d'istituto che si tiene in questa scuola, con uno scontro drammatico tra alcuni insegnanti e il preside, che faceva finta di non sapere niente, quello a cui sono stato lei a denunciarlo. E poi, vabbè, la vicenda di Salanitro e anche la sua rimozione. Ora se ne parlerà, so che nel programma se ne parlerà, la rimozione che ha cause molto complesse e plurali. Bene, noi siamo qui per ritrovare questo pezzo della nostra storia, ma lo dobbiamo ritrovare conoscendo, guardando questa storia nel suo interno, nel suo drammatico svolgersi, e anche nel capire una cosa importante di Salanitro: che Salanitro non è un conformista, non è uno che agisce per motivi preconcetti, ma lavora per capire le cose, le verifica, le prova, le sceglie. Questo è un messaggio importantissimo da dare agli studenti che verranno in questa scuola. Grazie.